benvenuti e bentornati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi andiamo a provare alcuni pezzi della collezione estiva di Nabla, uscita da pochissimo, la Miami Lights Collection. Ovviamente non ho saputo resistere e ho assolutamente acquistato alcuni pezzi di questa collezione che mi hanno ispirato tantissimo. Devo dire che rispetto all'uscita precedente, che c'è stata da, non so se mi sembra ad aprile, questa uscita mi è piaciuta molto di più, mi ha attratto molto di più. Infatti della scorsa non avevo preso nulla, di questa non ce l'ho assolutamente fatta. Tra l'altro ho approfittato degli sconti per il lancio della linea, che c'erano supinali del 25% maggiori, se non sbaglio, di quelli fatti dal sito stesso di Nabla ufficiale. Se non sbaglio era del 20%, forse proprio non c'erano neanche gli sconti, non lo so, non mi ricordo. Sicuramente questi supinali meritavano per provare alcuni pezzi di questa collezione. Andiamo a vedere i pezzi che ho acquistato e poi andremo a provarli insieme. Sarà una first impression, infatti se vedete ho solo fatto una base ma non la full face, perché andremo a provare questi pezzi insieme, quindi direi subito di vedere che cosa acquistare. Come sempre Pinalli inserisce questo sacchettino con dei campioncini di creme o a volte anche prodotti di make up in mini size, comunque solite cosine eventualmente da testare. Ma passiamo alla parte succulenta, quello che ci interessa, ovvero i miei acquisti. Allora, innanzitutto ho fatto un acquisto che non c'entra con la linea Miami Lights Collection, ma è sempre di Nabla ed è un prodotto che io non ero mai riuscita a prendere perché lo trovavo sempre sold out. Ne ho sempre sentito parlare benissimo, finalmente l'ho trovato, oltretutto scontato del 25%, e non potevo ovviamente lasciarlo lì. E sto parlando dell'eyeliner di Nabla, il Serial Liner, e finalmente davvero ce l'ho fatta prenderlo, perché questo eyeliner è sempre sold out. Diciamo che per il prezzo che ha, anche soprattutto acquistato con gli sconti, se è vero che è ottimo come dicono, anche un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi anche per questo sicuramente è sempre sold out. Finalmente ce l'ho fatta prenderlo anch'io e sono curiosissima di provarlo, perché io sono un amante degli eyeliner ma non sono bravissima a metterli, quindi sono sempre alla ricerca dell'eyeliner perfetto, quindi mi piace provarne di diversi tipi e finalmente riesco a provare anche questo di Nabla. Passando invece ai pezzi della Miami Lights Collection, allora, questa collezione comprendeva innanzitutto una palette di glitter che ho visto bellissima, ne sto sentendo parlare benissimo, ma ho valutato che per le mie esigenze l'avrei sfruttata pochissimo, praticamente quasi nulla, perché è comunque adatta più a serate, uscite particolari. Nella vita quotidiana la utilizzerei veramente poco, quindi ho valutato che non valeva la pena, però devo dire che a vederla così è veramente bella. E cosa che mi ha fatto particolarmente piacere sono stati riproposti gli skin glazing, che io ho amato. Se non sbaglio ormai sono entrati in linea permanente, infatti se vedete ne ho già 4, praticamente ho preso tutte le colorazioni che sono per me adatte, mi mancano solo Lucent Jungle e Amnesia, perché li trovo un po' troppo scuri per la mia carnagione. E soprattutto Amnesia non è proprio scurissimo, però ha un sottotono dorato e non va bene, perché ho un sottotono neutro freddo, quindi ho paura che mi farebbe l'alone, ma altrimenti li avrei presi tutti, perché io amo la follia queste texture e sono completamente innamorata. Quindi quando ho visto che hanno ampliato la gamma e hanno proposto qualcosa di nuovo ma sempre di questa linea, mi sono esaltata tantissimo. Infatti la novità appunto sono gli skin bronzing, quindi con quella texture che richiama gli skin glazing, che sono appunto illuminanti barra blush, a seconda delle carnagioni possono essere utilizzati come illuminanti o blush. Infatti io ho Truth e Adult Solly, che come blush li amo alla follia. Questo è scuro per la mia carnagione, ma applicato in piccole dosi anche sopra Truth mi dà quel colorito in più che è
Meraviglioso, io questi due blush li adoro, li amo. Poi questa texture con questo effetto luminoso, ma che non va a segnare particolarmente la grana della pelle, i pori, proprio quell'effetto glass skin. Meraviglioso, sono stupendi, così come sono meravigliosi questi illuminanti, che sono gli illuminanti adatti a tutte le tipologie di pelli, perché anche chi ha la pelle grassa, che deve andarci molto molto piano con l'illuminante, perché sennò, insomma, non è che aiuti a non lucidarsi ulteriormente. Oltretutto, se un illuminante ha la grana un po' spessa, va a segnare la grana della pelle. Con questo proprio andate sul sicuro, perché sono veramente una seconda pelle e quindi sono davvero meravigliosi. Io li ho amati tantissimo. E appunto stavo dicendo che hanno ampliato la gamma con questi skin bronzing, quindi dovrebbero avere sempre questa texture molto impalpabile, seconda pelle. È stato un po' un dramma scegliere la colorazione, perché ho subito guardato dei video per aiutarmi a scegliere il colore, ma in realtà ho scelto un po' poi sull'impulso, perché non ero assolutamente convinta, perché ero indecisa tra Ambra e il colore che poi ho preso, che è Dune, adesso non so come si legga, che è un po' più scuro. Non ho optato per Ambra, pur avendo la carnagione comunque abbastanza chiara, perché mi è sembrato troppo troppo chiaro, e insomma, su un bronzer un minimo di colorito che scaldi un po' la carnagione, quell'effetto ci vuole. Avevo paura che Ambra fosse davvero davvero troppo chiaro, anche perché se è come anche questi skin glazing che già possiedo, ha la stessa texture, quindi è molto modulabile, stratificabile. Magari basta andarci solo un po' più piano e dovrei farcela, perché effettivamente è scurino questo. Però non so, mi ha ispirato alla fine Dune, e vediamo, se è davvero troppo scuro, con degli altri sconti mi prenderò anche Ambra, senza problemi, se mi piace ovviamente. Non so perché, parte già convinta che mi piacerà, e questo è il colore. Ve lo swatch un attimo, così cerchiamo di vedere un po' com'è, anche perché lo swatch anch'io per la prima volta. Ma devo dire che effettivamente sì, non è chiarissimo, però secondo me modulato e lavorato bene, non è assolutamente importabile neanche per una carnagione chiara, anzi, è leggermente caldino, quindi sembra che tenda un filino anche con una punta di rossiccio, però non esagerato. A me non dispiace anche che non sia completamente o neutro, anzi anche troppo freddo, non è che mi piaccia proprio freddissimo. Ovvio, non mi piace neanche aranciato, però anche se c'è una punta di rossiccio che scalda, riesco comunque a portarli, non mi dispiacciono. Quindi a vederlo così il colore non mi sembra male. Comunque poi lo andiamo a provare e vediamo com'è. E poi, appunto, dicevo, è stata ampliata la gamma degli skin glazing con altri due blush, in questo caso perché le colorazioni si prestano come blush, e le ho prese tutte e due perché mi hanno ispirato tantissimo tutte e due le colorazioni. Conoscendo già la texture di quelle che possiedo e sapendo che già mi piacciono, sono andata un po' sul sicuro e ho preso infatti la colorazione. No, ho scambiato le scatoline perché le avevo aperte per guardarli, perché questa colorazione, che è più rosata, è Lola. Infatti, questo bel colore un po' più acceso, adesso vediamo dell'altro, con una punta anche quasi di corallo, bellissimo questo colore, mi ha ricordato tantissimo Truffe, però un po' più acceso. Truffe è un po' più un pesca, vedete, mentre assolutamente non sono uguali, perché ho sentito dire qualcuno che erano uguali, ma assolutamente vedete che Truffe vira un po' più sul pesca, forse anche leggermente doratino, mentre questo lo direi più un po' più acceso, un rosa corallo. Adesso vediamo gli swatch a confronto. Allora, questo Truffe e
questo è Lola. Assolutamente, io faccio sempre gli swatch nei punti sbagliati. Allora, come potete vedere, Truth, non so se si nota, Truth è un po' più caldino dorato, mentre Lola è un po' più acceso. È questo rosa più acceso, pop, bello, mi piace molto. E poi appunto c'è Independence che ho messo nella scatolina di Lola. E questo è un po' più, diciamo un po' meno acceso rispetto a Lola. È questo colore che vira quasi anche un po' al marroncino. Quindi per chi vuole, secondo me, il blush un po' più naturale. Facciamo lo swatch nel punto giusto. E questa è la colorazione, vedete? Anche questa molto naturale, molto bella. Io non so, li amo come texture, i colori mi sembrano davvero molto molto belli, quindi sono contenta di averli presi. Per concludere, l'ultimo pezzo che ho preso è stato questo Cupid's Arrow, ovvero questi matitoni che avevano lanciato con la linea precedente, ma in questo caso hanno fatto uscire il colore nero, che poi alla fine è il colore che si utilizza di più, anche se anche quello marrone un po' mi attira, non mi dispiace, però comunque era già sold out su Pinalli, quindi non sarei comunque riuscita a prenderlo. Magari più avanti ci penserò se mi piace anche come tipologia quello marrone. A vederlo mi ha ispirato molto come tipologia di prodotto perché dovrebbe essere molto morbido, un bel nero molto scrivente. E comunque niente, io direi che adesso andiamo a provare il tutto, così poi tiriamo un po' le prime impressioni, le conclusioni su questi prodotti. Allora, prima di tutto andiamo a provare il bronzer, così andiamo a creare un po' di dimensione a questo viso. Voglio utilizzare anche i pennelli di Nabla in questo caso, questo è il Big Powder Brush. E vediamo un po' perché sono proprio curiosa per il colore. Ma a vedere così a una prima passata la pigmentazione è davvero bassa, quindi non sono assolutamente ultra pigmentati. Quindi per il momento non è neanche per nulla scuro, assolutamente. Come immaginavo, sono prodotti che si possono stratificare tranquillamente e modulare un po' a piacimento, quindi vi dico già subito che sono contenta di aver preso Dune, perché per me che ho comunque una carnagione, non dico diafana, però comunque chiara, non è per nulla scuro come ho temuto per un momento, perché vedete che si può proprio stratificare benissimo, e anzi lo devo stratificare e non lo trovo neanche come colore per nulla così caldo o rossiccio, almeno sulla mia carnagione non mi fa questo effetto. Mi piace tantissimo il colore. Con questo pennello di Nabla si applica veramente, che è una cosa pazzesca. Poi penso un po' con tutti i pennelli perché ha una texture che non si vede, è quasi come non avere nulla sul viso, non aver applicato nulla, però cioè veramente wow, la texture è davvero particolarissima. Non li trovo particolarmente luminosi, anche se leggermente dallo swatch è un po' luminoso. Sembra veramente di non applicare nulla, è pazzesco, però vedete già come è cambiato il viso e come un po' me l'ha scaldato, però il colore è assolutamente perfetto. Ma io mi sento, adesso non so come si ambra, però per una carnagione chiara come la mia mi sento anche di consigliare tranquillamente questo colore, perché ripeto, poi si lavora e si stratifica benissimo. Ambra come ho immaginato vedendo swatch e applicazioni da altri video, secondo me va benissimo per pelli proprio chiarissimissimissime, proprio bianche. Questo colore poi è stupendo, non lo trovo per nulla rossiccio.
Bellissimo, veramente stupendo. Passerei ora all'applicazione dei blush e sceglierei in questo caso il colore Lola, che a me ispira tantissimo perché rientra un po' più nelle mie corde. Mi piacciono anche i blush un po' sul rosato, corallo, anche un po' più accesi, applicati ovviamente con leggerezza, però mi piace questi colori anche con sottotono un po' rosato corallo questi capelli. Anche questo, come vedete, non è ultra pigmentato, esattamente come con Truth. Diciamo che ad Uzzoli quello che devo stare proprio più attenta nell'applicare, perché quello risulta altrimenti troppo scuro per la mia carnagione. Bellissimo, il colore è meraviglioso. Mamma mia, questo è proprio il colore che io adoro. Sicuramente è bellissima anche Independence, qui va a gusti. Se vi piace con una punta di rosa, corallo, un pelino più accesa, perché poi non è eccessiva, e magari appunto per chi ha anche carnagioni con sottotoni neutro freddi come il mio, dove anche punte di rosato, secondo me stanno molto bene. Questo colore è bellissimo, altrimenti se siete anche un po' più calde di carnagione o comunque vi piacciono i blush un po' più sul neutro, io andrei con Independence. Ma questo colore Lola è meraviglioso, veramente. Innamorata anche di beh, della texture non avevo assolutamente alcun dubbio perché già la conoscevo, ma anche il colore è davvero bellissimo. Ok. Giusto, una cosa proprio velocissima, però non so se rende dallo schermo, ma applico anche un po' con le dita così magari è ancora più vibrante il colore. Vi posso assicurare che sono qualcosa di meraviglioso. Ne sono follemente innamorata. Dovrò utilizzarla per un look un po' più strutturato, ma anche così sono bellissime per un look proprio velocissimo. Ha la punta spessa perché è più matitone, però cerco di non farla troppo grossa. Devo dire che scrive subito, è veramente pazzesca la scrivenza, è un bel nero intenso. Certo, se volete proprio fare una linea sottilissima, dovete andare proprio piano piano, perché appunto non è sottile la punta, però è pazzesca, è morbidissima e scrive subito. Ok, e la applico anche nella rima interna. Wow, che scrivenza! Ok, devo dire che assolutamente Nabla, anche a questo giro non mi ha deluso. Ho applicato un po' di mascara, sto testando questo di Clinique Leg High Impact Mascara, e sulle labbra ho messo questo colore. Caspita, la prima volta che lo metto, è un colore bello. Mi piace, però sembra quasi che tenda un po' al violaceo, un malva violaceo, non sono abituatissima. Però secondo me col look occhi si sposa bene. È il colore Time Flies, sempre di Nabla. Sono rimasta assolutamente su Nabla. E nulla, quindi direi che il look è terminato. Allora, io vi posso dire che questo look mi piace tantissimo. La mia base mi piace moltissimo. Tra l'altro, anche come fondotinta, ho testato una cosa nuova che adesso la voglio riprovare, poi magari ve ne parlerò. Che sembra che mi stia piacendo perché oggi è la prima volta che la metto, perché questa base mi piace davvero tantissimo. Io promuovo tutto proprio a pieni voti. Skin bronzing non consigliato, di più sembra di non avere nulla, nulla. Non è esattamente come i blush e gli illuminanti, come gli skin glazing, solo meno luminoso e quindi ha una texture impalpabile, cioè non è assolutamente polveroso, la polvere non esiste, è qualcosa di quasi qualcosa di magico. Come
Consigliatissimo, io vi direi anche come colorazione d'une, consigliato anche per pelli chiare, non chiarissime, magari proprio le chiarissime stare su ambra, ma secondo me d'une è una bellissima colorazione anche per pelli chiare. No, secondo me non vira assolutamente particolarmente al rosticcio, almeno sulla mia carnagione, non mi sembra proprio per nulla. Straconsigliato, ovviamente. I blush, ma che ve lo dico a fare, ma io ve li consiglio tutti, anche tutte le colorazioni secondo me sono stupende. Queste due, anche adesso Independence non l'ho provata, però non ho dubbi che sia bella, appunto un po' più nude, un po' più neutra per chi preferisce, altrimenti questa un po' più sul rosa corallo. Io ne sono follemente innamorata, rientra proprio nelle mie corde. Se amate Truth, questa secondo me vi piace assolutamente. Comunque io ve li consiglio. Tutte queste colorazioni sono meravigliose. E sulla pelle sono fantastiche. Secondo me appunto anche per pelli miste e grasse sono gli unici, forse blush anche qui luminosi. Non ho messo, scusate, non ho messo l'illuminante, mi sono completamente dimenticata l'illuminante. Adesso poi andiamo a mettere. Comunque dicevo, gli unici blush luminosi che non segnano assolutamente la grana della pelle. Vedete come rimane comunque bella levigata. Poi vabbè, i pori esistono, ce li abbiamo, non è che devono scomparire, però non li va a evidenziare, avete quell'effetto luminoso meraviglioso. Quindi fantastiche. Già che ci siamo, vado ad applicare come illuminante Privilege, visto che siamo sui toni anche un po' del lilla rosato. Questo è Privilege, che è questo colore che rispetto a Ozone vira un filino in più, forse dovrebbe sul rosa, ma proprio impercettibile. Però molto bello per le carnagioni anche queste neutro fredde. Guardate, anche qui esattamente con il discorso di tutti gli altri prodotti. È una seconda pelle, non vi va a evidenziare i pori, ma vi dà quella luminosità pazzesca. Io credo che con questa linea Nabla abbia creato qualcosa di veramente unico e pazzesco. Io sono follemente innamorata, quindi vi consiglio tutto, skin bronzing e skin glazing. E anche devo dire che questi Cupid Tarot sono davvero davvero ottimi come prodotti, sono morbidissimi, scivolano che è un piacere, scrivono immediatamente, quindi scrivenza altissima, nero intenso, nonostante siano matitoni, trovo che comunque si riesca a creare anche una linea non troppo spessa, nella rima interna adesso voglio vedere anche quanto resistono e quanto durano perché la scrivenza è pazzesca, mi è piaciuto davvero tanto, poi so, adesso io non l'ho sfumato, ma so che prima che si fissino si ha tempo di lavorarli e quindi se riescono anche a sfumare, poi ad esempio per chi ha preso la palette di glitter sono anche un'ottima base sulla palpebra. Prima dei glitter, quindi anche questo davvero consigliato. Io direi che ho provato tutto, vi consiglio anche i pennelli di Nabla, consiglio anche i rossetti di Nabla, insomma Nabla, cioè veramente potrei sponsorizzare Nabla a manetta, cioè, amo questo brand e anche questa uscita veramente mi è piaciuta tantissimo, dimenticavo gli ombretti. Sono bellissimi anche questi. Comunque, restando sulla Miami Lights Collection, perché altrimenti io poi divago, mi è piaciuto tutto, vi consiglio tutto veramente. Fatemi sapere se anche voi avete comprato qualcosa della linea, se vi siete trovate bene e vi ha fatto un'ottima impressione come a me, oppure no. E nulla, noi ci rivediamo in un prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo, alla prossima, ciao!